Le biografie, di solito le autobiografie degli artisti o comunque le biografie sugli artisti appartengono, secondo me, sono inseribili in due categorie, no? La prima, quella della sfiga, e questa è una storia che comincia con Van Gogh, per esempio. Sicuramente lui non aveva un carattere facile e quindi non era così particolarmente allettante l'idea di passarci una serata insieme. Poi invece ci sono delle altre, c'è un altro tipo di biografia, quella per esempio che ha realizzato Damien Hirst o Cattelan, tanto per citare due esempi, ma anche Picasso in qualche misura, dove si parla di successi, fama, tanti soldi, tantissimi soldi, e quindi insomma alla fine della lettura ti viene da dire, beh però, che bel mestiere fare l'artista. Il libro di Max Papeschi non è né l'uno né l'altro. Anche perché se non conoscete abbastanza il personaggio, io il libro l'ho letto stamattina, proprio fresco, adesso ci ho messo quell'ora e un quarto, alle 20, alla fine ridevo molto mentre lo leggevo, ero contento, mi immedesimavo un po' in alcune scene, tipo la noia terribile dei vernissaggi, ma è certamente un libro che parla piuttosto di sé, l'artista si gioca in prima persona, ci spiega sostanzialmente il fatto come lui sia un intruso. E allora, da intruso, volevo sapere com'è che ti è venuto in mente, intanto che cosa facevi prima di fare l'artista, che lavoro facevi, che lavoro fai e perché a un certo punto tu ti sei scoperto artista. Che lavoro faccio non lo so in questo momento. Che lavoro facevo il regista e lo sceneggiatore, diciamo, l'autore sia televisivo che cinematografico. Era, se non altro, era un lavoro un po' più, avevo una partita IVA con un nome, se non altro, diciamo. Quello che faccio adesso non lo so, nel senso, è sicuramente un mondo dell'arte contemporanea, poi da questo a dire cosa faccio, sì, ma non lo faccio né per modestia né perché davvero non mi è stato chiaro, è successo tutto molto velocemente, faccio mostre, quindi sì, forse lavoro nell'arte contemporanea, poi però se sento i miei colleghi artisti mi dicono, sei un artista, non dipingi, non fai niente, cosa fai? Non lo so, faccio Max Papeschi, credo che sia il mio, forse ho sempre fatto quello.